Sono state per anni l'ancora di salvezza per chiunque volesse un'auto nuova, però risparmiando. Sono le cosiddette chilometro zero. Chi non ha mai sentito parlare del chilometro zero, no? Ultimamente però acquistare un'automobile nuova è diventato un percorso ostacoli, con tempi biblici. Sui nostri profili social vediamo spesso commenti di persone che dicono mi faranno aspettare l'auto 6 mesi, oppure 5 mesi, 8 mesi, un anno che aspetto la vettura e ancora non è arrivata, sto impazzendo. E hanno ragione. Eppure per avere l'auto in tempi brevi e tra l'altro anche risparmiando, c'è una soluzione. Quindi non siate stolti, guardate questo video fino alla fine perché vi darò un'informazione che penso potrà esservi utile. Partiamo però dalle basi. Auto chilometro zero, cosiddette appunto, che cosa sono e cosa le rende differenti rispetto a una vettura usata? Ebbene, non esiste una vera e propria definizione per legge, diciamo così, delle chilometro zero. È una sorta di invenzione geniale di qualcheduno che vendeva auto e ha capito come veicolare un messaggio molto chiaro. Queste vetture è come se fossero appena uscite dalla fabbrica, hanno pochissimi chilometri, molto vicine allo zero, però vengono vendute perché sono presenti in stock. E quindi è più conveniente, diciamo così, per chi gestisce grandi volumi di vetture poter vendere questa vettura con un prezzo fortemente scontato, pur di poter comunque liberare appunto gli spazi espositivi o semplicemente quelli di stoccaggio delle vetture, in modo tale da poter vendere la vettura, fare spazio ad altre che arrivano. E questo è stato un po' il meccanismo, se vogliamo, per certi versi anche un po' malato di alcuni mercati, di alcuni brand, che hanno appunto portato a una sovrapproduzione rispetto alla domanda effettiva del mercato, che portava quindi a immatricolare le vetture presso i concessionari e la rete di vendita in modo tale da poter poi applicare queste politiche commerciali. Detto questo, le chilometro zero sono comunque delle vetture nuove, ma già immatricolate, già appartenenti ad un precedente proprietario, ossia appunto la rete di vendita, il concessionario. Quindi andando ad acquistare queste vetture si acquista un'automobile usata, sebbene praticamente non sia mai stata usata. Attualmente però il mercato delle chilometro zero è in forte stress perché in effetti, come dicevamo prima, c'è stata in passato una sovrabbondanza di offerta rispetto alla domanda, ma adesso con vetture che non vengono prodotte, non arrivano perché magari serve veramente un miracolo per vedere arrivare una bizarca all'orizzonte con delle auto caricate sopra, ebbene fare queste politiche commerciali è diventato sempre più difficile. Questo significa che è possibile ancora trovare vetture chilometro zero e in pronta consegna, ma il loro costo sarà superiore rispetto a prima perché, come vedete, insomma, i prezzi sono aumentati tutti, il prezzo del nuovo è aumentato e appunto c'è meno offerta del prodotto e quindi i prezzi salgono un po', perciò è possibile, ma comunque bisogna essere disposti a spendere qualche cosa in più. Al netto di questo, se si vorrà comunque andare a selezionare una vettura che sia chilometro zero così considerata, non tanto le pronta consegna quanto sono comunque magari vetture ancora da immatricolare, ma sulle pronta consegna magari può esserci un qualche tipo di risparmio e secondo me sono una forma molto interessante per andare ad acquistare una vettura nuova, andando a risparmiare qualcosina e avere comunque un'automobile che risponde agli standard appunto nuovi, qualitativi di una casa auto. Ebbene, in quel caso comunque si vanno sempre a identificare i pro e i contro tipici delle vetture appunto con questa formula e con questa proposta al cliente. Tra i pro sicuramente andiamo a identificare la presenza della vettura in pronta consegna, quindi nell'arco del tempo di immatricolazione avrete la vostra nuova vettura. Sicuramente un altro pro è appunto dato dal prezzo, possono esserci delle offerte particolari su vetture disponibili in pronta consegna e appunto denominate chilometro zero. Però a compensare questi pro ci sono dei contro relativi soprattutto appunto alla presenza di una garanzia che è già comunque partita nel suo decorso, perché in effetti la garanzia parte dal periodo di immatricolazione, dalla data di immatricolazione. Quindi se la vettura è ferma nel piazzale ad esempio da qualche settimana, perché ormai immagino che le vetture in pronta consegna vadano via come il pane, più di prima sicuramente, ebbene questo porta ad avere una garanzia un po' più corta, ma comunque poi la differenza appunto in questo periodo storico magari non è neanche poi così elevata, se non andiamo proprio a ricercare dei modelli molto particolari, poco richiesti, ma che comunque vi piacciono, e allora lì l'equazione può avere una differenza importante. Però comunque su una vettura usata la garanzia è di minimo 2 anni, ma se le due parti si accordano, ok, quindi se c'è appunto un accordo tra la vendita e l'acquisto, allora a quel punto si può scendere fino a 12 mesi, non meno di 12 mesi, ma comunque la vettura potrebbe essere appunto coperta da una garanzia di 12 mesi contro i 24 previsti per legge sull'acquisto di vetture nuove. Va però detto che chi vende l'auto può ad esempio estendere la garanzia e quindi fornire un servizio in più al cliente, ma da questo punto di vista non ci sono garanzie legali, quindi bisogna sempre comunque fare affidamento a ciò che viene scritto sul contratto e quelle sono le condizioni appunto che si impegna a mantenere chi vende la vettura.
E poi c'è l'elemento del bollo, ossia il bollo viene pagato da chi è effettivamente in matricola alla vettura, dal proprietario della vettura. Il bollo però va pagato entro il primo mese dalla data di immatricolazione, ma se la data di immatricolazione ricade all'interno degli ultimi 10 giorni del mese, allora a quel punto la scadenza va al mese successivo, alla fine del mese successivo. Pertanto se voi acquistate la vettura, ad esempio appunto pochi giorni dopo l'immatricolazione è venuta dal concessionario, a quel punto sarete voi a dover pagare il bollo. Al contrario, se passano questi termini sarà il concessionario a doversi far carico della spesa. Detto questo però, le chilometro zero convengono ancora perché effettivamente offrono un risparmio, sebbene non così marcato come era magari in passato. La situazione tornerà mai ai livelli pre-pandemia? Beh, potrebbe essere, ma sicuramente non a breve termine, nella misura in cui il mercato attualmente sta subendo degli stress molto forti di domanda e offerta, come ben sapete, e anche dei forti cambiamenti del mercato, dove magari si passerà non tanto ad una vendita basata interamente sui volumi, non per tutti quantomeno, ma magari si andrà alla ricerca più del valore. Questa è un qualche cosa che stanno portando tutte le case auto, chi più chi meno, ma aspettiamo di vedere se poi in futuro il mercato, magari nelle fasce più abbordabili, diciamo così, porterà all'arrivo di nuovi marchi che andranno a riempire quella fascia di mercato che magari resterà sguarnita da produttori a cui finora siamo stati più abituati, produttori più europei o magari americani o giapponesi. Vedremo cosa succederà. Ma qual è l'informazione così importante di cui ci hai parlato all'inizio? Ebbene, molto semplice. Su drivekey.it abbiamo inserito una sezione dedicata alle vetture in stock e chilometro zero, usato certificato disponibile in pronta consegna presso tutta la rete di vendita ufficiale. Quindi tramite il nostro sito sarà possibile poi avere accesso a tutto lo stock disponibile. Potete navigare quindi le varie vetture, vedere le informazioni, le caratteristiche, i prezzi e capire quale può fare a caso vostro. Abbiamo così voluto ampliare l'offerta per tutti coloro che vogliono acquistare una vettura nuova o seminuova in tempi rapidi. Quindi andate sul link in alto a destra oppure qua sotto in descrizione per avere accesso a drivekey.it. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sul canale, mi raccomando iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video e non perdeteveli perché vi garantisco che ce ne saranno delle belle. Ciao, alla prossima!